Restate in festa, da bere solo con gli amici. Però è arrabbiato, perché siamo tutti tristi. E lui non sopportava di vedere la gente piangere. Ma come faccio io adesso? Come faccio io adesso a non piangere? Ninano, c'è se dice entra Corsano. Tutti dentro lo spettacolo, come se ogni storia non fosse altro che un flashback, un tuffo nel passato di un'intera cittadinanza che in quei volti, in quelle parole, in quei canti ritrova l'identità di una terra, la terra del sud. Sulle tende, un mese fa mi ha mandato un quadretto con su dipinta una Madonnina con il bambino. Quanto è brava la mia piccina! A marzo dell'anno scorso si è sposata con un forestiero e presto anche lei diventerà mamma, perché è incinta di 4 mesi. Domani parto e la vado a trovare e il solo desiderio di rivederla mi riempie il cuore di gioia. Gli ho preparato tante cose buone, le frise, i taralli, l'olio di zio Biagio. E anche i pasticciotti che le piacciono tanto tanto. Mi ricordo che la mattina, prima di andare a scuola. L'intero centro storico di Corsano in festa, un'intera strada si trasforma in scenario perfetto dal quale si aprono le stanze della memoria, un cassetto che una volta aperto fa riemergere i nostri sentimenti, i rumori, le lacrime, le gioie, le paure. Ecco il teatro che si apre, che si riappropria della città, che toglie le distanze tra spettatore e attore, che coinvolge talmente tanto chi guarda da renderlo protagonista. 10 anni senza mettere piede in una stanza. Chiusa a chiave per colpa di una maledetta stellina. L'abbiamo tappato con le sedie, quel maledetto buco del camino. A casa nostra c'è una poltrona per morire. A casa mia, alle 9, vi è la Monacella. E se... Un'esperienza straordinaria, ti racconto a capo, il progetto che è realizzato dall'assessorato alle politiche giovanili, la Proloco e lo studio Corema, ha visto coinvolta l'intera cittadinanza di Corsano, creando entusiasmo anche nei turisti letteralmente incantati da un centro storico già bello di per sé, ma reso ancora più affascinante da queste figure e dagli abiti retro, tirate fuori dal nostro passato, ancora presente dentro di noi. Addio, addio! L'obiettivo infatti era quello di ripercorrere e riscoprire il capo di Leuca, partendo proprio dal passato dell'estremo lembo del sud per guardare al futuro. A prendere per mano i cittadini in questo viaggio della memoria, attori, musicisti, danzatori provenienti dall'Italia e dall'estero che hanno fatto di Corsano, della località Pozze, di Piazza San Giuseppe e di Via Vittorio Emanuele una vera residenza teatrale, un laboratorio culturale che trova la fine del suo percorso in una serata d'agosto, quando un matrimonio apre la festa che si svolge contemporaneamente in tanti piccoli teatri all'aperto. È un pubblico che si sposta da uno spettacolo all'altro, senza perderne nemmeno uno, per poi ritrovarsi in piazza sotto una pioggia di riso. Esperimento veramente scioccante, nel senso per me scioccante, anche se l'ho pensato non mi aspetto mai come tutti gli altri che la gente poi reagisca in questa maniera, con questa disponibilità. L'idea di lavorare attorialmente con il teatro andando sul concreto era quello di andare a scoprire perché non c'è una relazione tra il teatro e gli attori, gli attori e il pubblico, la gente, perché c'è sempre lo stesso pubblico. Io penso che il problema principale è che non c'è una relazione tra il pubblico e gli attori, nel senso che
che c'è sempre una certa reverenza rispetto al teatro, che bisogna mettersi i tacchi, bisogna andare vestiti bene. Invece il teatro si può fare anche per strada. Il lavoro che abbiamo fatto è stato quello di vivere 10 giorni con le famiglie. 8 coppie d'attori si sono mischiati con le famiglie, con 8 famiglie su questa strada, ma anche con tutte le famiglie di Corsano. Le famiglie prima erano un po' titubanti, poi hanno aperto le case, hanno dato la luce, hanno dato i costumi, hanno dato tutto, anche gli attori. Infatti in ogni scena c'è almeno un componente della famiglia. Questo per me è bellissimo. Poi la resa artistica per me va in secondo piano. Quello che è accaduto è già accaduto nei 10 giorni che sono stati, che abbiamo passato qui con le famiglie, con lo stare nel paese. Avete visto? In piazza San Giuseppe, di madri, una storia di mare, di emigrazione, di amore eterno, quello che non esiste più, ma che esiste ancora nei nostri nonni e nei nostri genitori, storie di moderne, contemporanee, storie di nord che si unisce con il sud, quindi c'è tutta una geografia suggerita proprio dalle famiglie, dalle storie e dai racconti fatti da pescatori, da gente comune, citofonando a casa, chiedendo non soldi, solamente storie. E c'è l'apertura è totale. Voglio sentir la tua mano che mi accarezza pian piano. Mamma, cara mamma, sei il bene più grande che c'è. Mamma, cara mamma, stringiti. Oggi le storie le rappresentano, sono delle narrazioni, perché sono delle azioni che diventano teatro e quindi raccontano un sud che non è per forza il sud da cartolina, quello stereotipato, ma è anche il sud fatto di chiaroscuri, della emigrazione forzata degli anni 60 e 70, è il sud anche del lutto portato a forza dalle donne, ma è il lutto, è il sud anche della gioia del parto, della gioia dei pescatori che trovano nella loro attività il sostegno, ma anche un modo di vivere. Diciamo che cerchiamo di raccontare il sud a tutto tondo. Vieni! Ti ricordi quando papà attaccò una mongolfiera alla barca? La barca cominciò a volare e poi venne fuori dal mare, come fosse una bomba. No! Io al mare non ci vengo! Vieni! Ci vengo. Vieni! Vieni! Ho paura! Questo percorso è quello di scoprire sia storie comunque che appartengono a questa terra, al Capo di Leuca, a Corsano, ma soprattutto entrare nelle case, far sì che il teatro insomma diventa in diffusione, quindi fuori dai luoghi quindi sacri che sono gli stabili appunto del teatro, e questo appunto è un teatro, un'intera strada, quasi 1 chilometro di strada, con 8 mini teatri che ripetono appunto per tutta la serata questi sketch ispirati poi sul posto. Sulla parete, vicino al balcone. Io facevo dei giri immensi, andavo attorno a tutte le altre stanze e cercavo di non guardare quella stellina luccicante che brillava anche. Penso che sia un'esperienza bellissima, una maniera veramente diversa di raccontare un territorio, una maniera veramente autentica e diversa di poter offrire un momento di accoglienza anche turistica, che credo continui a fare la differenza. Ecco perché il Salento continua a piacere, perché ci sono realtà come queste, espressioni di artisti, di persone creative, di persone
che studiano e che danno la loro competenza, ma anche che lavorano insieme alla gente del posto e che quindi riescono veramente a mettere insieme un qualcosa di originale e di vero.